Termina sul risultato di 2-2, quest'altro test amichevole estivo per il nuovo Monza di Alessandro Nesta, 2-2 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, quindi si affrontavano due allenatori dell'Italia del 2006, dell'Italia dei Mondiali, un Sassuolo che l'anno prossimo affronterà la Serie B, ma attenzione, come è stato ampiamente sottolineato anche in telecronaca, è un Sassuolo che ha una squadra completamente fuori categoria per quelli che sono i singoli ancora ad oggi in rosa. Ed è un Monza-Sassuolo che potrà rivedersi anche un po' sul calciomercato, visto che si parla da diversi giorni di questo scambio Valoti-consigli, oggi entrambi non presenti alla partita. Chissà se questo è un indizio di mercato. Non è un indizio di mercato, ma è un'esigenza di mercato. E partiamo a parlare della partita. Il portiere del Monza, Consigli, qualora dovesse mai arrivare, non verrà per fare il primo e unico portiere del Monza, che però necessita di un estremo difensore, e anche al più presto possibile, mi sento di dire, visto che è il 3 agosto, il campionato inizierà il 17, mancano veramente poco più di 2 settimane. Il portiere è uno dei ruoli sul quale la squadra si dovrebbe fondare. Il portiere deve conoscere a memoria i difensori che ha di fronte a sé. E voi mi direte, è vero, ma anche l'Inter l'anno scorso prese Sommer praticamente a inizio agosto o giù di lì. Detto che comunque l'Inter aveva di fronte la miglior difesa a disposizione, la miglior difesa del campionato, cosa che non è, ecco, per quanto riguarda il Monza, che dispone comunque di una difesa solida, mi sento di dire, al di là degli errori che sono stati commessi oggi da D'Ambrosio, Caldirola, che poi sono stati prontamente sostituiti nel secondo tempo da Carboni e Izzo, e loro sì, dovrebbero essere i veri e propri titolari del Monza della prossima stagione. Sono arrivate buone indicazioni dal centrocampo, insomma, solito Pessina, Bondò, un autentico recupera palloni. Bene Kyriakopoulos, che per la seconda amichevole consecutiva si dimostra una spina nel fianco, ed è particolare vedere questo atteggiamento, visto che durante la stagione appena passata io francamente non ho mai visto una vera e propria utilità nell'arco dei 90 minuti, nell'arco della squadra, da parte di Kyriakopoulos, che speriamo si possa rivelare una piacevole sorpresa dopo questo campionato comunque abbastanza buono. La grande novità, che avete visto anche sicuramente in copertina, però è ricoperta da Stefano Sensi. Stefano Sensi che oggi nessuno si aspettava, neanche a Monza, non pensavamo minimamente che potesse mai scendere in campo, invece così è stato. L'abbiamo visto in distinta. Addirittura c'era stato detto che sarebbe anche entrato, e così effettivamente è accaduto. Scelta comunicativa abbastanza discutibile, visto che Stefano Sensi ad oggi non è un calciatore del Monza, non è ancora stato ufficializzato. È vero, se ne parla da tantissime settimane, ma proprio per questo mi dico, ufficializza il giocatore e poi lo fai giocare. Invece così non è stato, ma stiamo parlando di insomma, tempi veramente ristretti. È arrivata l'autorizzazione della Lega Serie A, Stefano Sensi è sceso in campo e meno male, a parte gli scherzi, insomma, la qualità di questo ragazzo, di questo giocatore, la si vede dal primo tocco che dà al pallone, e lo abbiamo visto anche banalmente in questa semplice amichevole. Ottime indicazioni da parte sua, sappiamo che è un giocatore che può giocare sia più arretrato che più avanzato, si interscambierà un po' con Matteo Pessina e Warren Bondò, che a mio avviso deve essere uno dei pilastri del centrocampo del Monza. E insomma, questo è stato un 2-2 che, insomma, lo sappiamo, i risultati del calcio estivo non stiamo qui quasi neanche a citarli. Il Sassuolo forse ha fatto qualcosina in più nell'arco dei 90 minuti, nonostante il Monza, soprattutto nel finale, sia cresciuto. Lo abbiamo detto, già citato il ruolo del portiere, che purtroppo ancora ad oggi il Monza non ha. Sorrentino ancora una volta non ha dato garanzie, seppur stiamo parlando di partite amichevoli, e quindi al più presto, lo ha detto anche Nesta nel prepartita, il Monza avrà
il suo nuovo portiere. Chiudo dicendo speriamo nulla di grave per Milan Djuric, che è dovuto uscire per non si sa bene che cosa. Staremo ovviamente a vedere. Ecco, Milan Djuric è uno di quei giocatori che io ritengo indispensabili per quella che è l'attuale rosa del Monza ad oggi e in vista anche della prima di campionato contro l'Empoli. Fatemi sapere, ragazzi, le vostre sensazioni qui sotto nei commenti. Noi ci rivediamo al prossimo video. Il calendario del Monza ora prevede la Coppa Italia con il Sud Tirol e poi, prima del campionato, il trofeo Berlusconi a San Siro contro il Milan.